1 ottobre 1999. Nelle sale cinematografiche usciva il film La guerra degli Antò, la storia di quattro ragazze punk di Montesilvano accomunati dal desiderio di evasione da una provincia percepita come troppo stretta. Tratto dall'omonimo romanzo di Silvia Ballestra e diretto dal regista Riccardo Milani, La guerra degli Antò rappresenta un vero e proprio cult generazionale che il comune di Montesilvano ha ricordato celebrando il suo 25esimo compleanno con una giornata di approfondimenti e dibattiti, iniziata con la scopertura di una targa commemorativa sul lungomare nord di Montesilvano alla presenza del regista Riccardo Milani. Io a Montesilvano sono molto legato, sono legato a questo film, sono legato a questa città, è stato un periodo meraviglioso quello che abbiamo passato qui e dobbiamo tanto alla città di Montesilvano, tutti quelli che hanno lavorato al film. Raccontavamo un disagio giovanile che è comune a tutti i centri della provincia, no? Quindi era una fotografia di un periodo, di un'epoca, che devo dire però a distanza di tanti anni adesso, rivedendo anche il film in sala la scorsa settimana, cioè capitava di vedere il film a Pescara, quel momento lì è stato un momento che però è rimasto, cioè è rimasta quella sensibilità di questi ragazzi a quelli che erano gli avvenimenti internazionali, per esempio, no? Alla guerra. Ecco, lo scenario purtroppo non è cambiato, no? Intorno. Quei ragazzi lì però avevano la capacità di alzare la testa e guardarsi intorno. Ecco, e quel periodo lì, quella generazione lì ha continuato a farlo in qualche modo. Ecco, l'importante è non abbassare mai la testa e continuare a guardarsi intorno. Poi le città, anche le più piccole, anche le province, possono dare tanto. L'importante poi è che ci si investa, che si diano prospettive. È un segnale positivo quello che arriva oggi. La città è cresciuta tanto e la vedo molto viva. Io spero di poterci venire a girare un altro film. L'Abruzzo è una regione che conosco bene, alla quale sono molto legato. E tornare qua mi piacerebbe molto, certo. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, che nella guerra degli Antò era considerata un po' la provincia che stava stretta ai protagonisti. Oggi Montesilvano invece potrebbe rappresentare in una nuova guerra degli Antò la provincia in cui tornare per scappare dal caos cittadino, in cui ritrovare le proprie radici e magari stare anche a vivere meglio. Sì, intanto è bello oggi ritrovarci qui con il regista, ma anche con gli attori e con tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di un film generazionale, un film importante. Ma sarebbe veramente bello che Riccardo Milani prendesse in considerazione oggi la nostra città, dove vivere, dove venire in vacanza e dove anche tornare rispetto a quello che si diceva nel 99 nel film. L'auspicio è che ci possa essere una vita nuova, come del resto sta vivendo la nostra città, anche da un punto di vista cinematografico. Davide Desiderio, il critico cinematografico, cosa ha significato La guerra degli Antò per Montesilvano? Questo film è assunto negli anni al ruolo di cult, non soltanto a Montesilvano ma in tutta Italia. Ricordo comitive che facevano proiezioni, maratone. È uno di quei film del cinema italiano che ha aiutato appunto a conoscere la città, nonostante sia un film che parli di controcultura e quindi vada contro certi stereotipi, certa borghesia. A seguire, all'interno del The Space Cinema di Porto Allegro, il dibattito con gli studenti delle scuole del territorio. Poi la proiezione del film alla presenza del regista e di alcuni attori del film, come Paolo Setta. È più difficile andar via o restare o ritornare? Oltre a essere un Antò che è andato via e poi è tornato, nella mia vita, insomma, sono un abruzzese che dopo gli Antò è andato via dall'Abruzzo. Sono stato a Roma, ho studiato recitazione, ho lavorato con Riccardo in altre produzioni, però poi ho scelto di tornare. Un film cult segna o cambia le vite? A me l'ha cambiata dal punto di vista della visione, della mia missione in qualche modo di vita. Attraverso le attività che faccio, mi occupo di turismo, cerco di contribuire insieme a tanti altri appassionati di questa regione, di questi luoghi, affinché le nuove generazioni possano scegliere se restare o andare via e non essere obbligati ad andare via.